Il frigione è una ricetta storica di Bologna. È un contorno a base di cipolle e pomodoro che si accompagna con la carne sia arrosto che bollita, o dei formaggi, o semplicemente spalmato sopra del buon pane casereccio. Mia nonna Emiliana aveva imparato questa ricetta da una sua amica. E mi ricordo che accendeva la stufa a legna per cuocere lentamente il frigione. Molto lunga la cottura, ma semplicissimo da fare. Io sono Laura, una professionista dei fornelli, super appassionata della buona cucina. Iscriviti al canale, metti un like e facciamo assieme il buonerrimo frigione bolognese. Ci occorreranno 2 kg di cipolle bianche da affettare finemente, per questo vi consiglio l'utilizzo di un robot da cucina. Perché tagliare le cipolle procura un sacco di lacrime, come sappiamo. Oppure potete utilizzare una mandolina e affettare a mano e fare come fece tanti anni fa mio zio Cecchino, che per fare il frigione si mise dei vecchi occhiali da motociclista. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di sale fino. A questo punto dobbiamo mischiare molto bene zucchero e sale. Utilizzo le mani perché mi risulta più semplice. Dopodiché lascio riposare le cipolle 2 ore a temperatura ambiente. Passate le 2 ore, mettiamo le cipolle in una pentola capiente, possibilmente dal fondo spesso, con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Nel frattempo le cipolle avranno formato dei succhi, del liquido. Non preoccupiamoci, poniamo tutto quanto nella pentola. Io ho acceso la mia stufa a legna, come faceva la mia nonna, ma va benissimo anche il fornello di casa. L'importante è che il fuoco sia dolcissimo. Le cipolle devono stufare per 2 ore senza coperchio e senza attaccarsi al fondo della pentola. Sono trascorse 2 ore e le cipolle sono appassite e diminuite di volume. Uniamo 350 g di passata di pomodoro. Come avete visto, fare il frigione bolognese è davvero semplice. La preparazione è velocissima, solo lunghe cotture, ma non dobbiamo rimestare tutto il tempo, solo di tanto in tanto controllare che le cipolle non si attacchino al fondo. Cuociamo ancora 1 ora e mezza. Il frigione bolognese pronto è un contorno appetitoso che potremmo anche surgelare dentro in bicchierini da 200 ml e scongelare all'occorrenza. Se ti è piaciuta questa ricetta, metti un like e ci vediamo alla prossima ricetta.